erranti della penombra, favoriti della luna, sotto la cui benevolenza, sotto il cui favore noi lavoriamo. Dici bene, lavoriamo? Infatti la fortuna di noi uomini della notte cresce e discende con la marea, anch'essa governata dalla luna. Ed ecco la prova, una borsa d'oro scassinata lunedì notte e scialacquata martedì mattina. Ottenuta gridando, mani in alto, e spesa sgridando, da bene! Dall'alta marea alla bassa marea! Per Dio benedetto, figliuolo! Non c'è testa qui, qui, lasciatemi! Guardatela, non è forse una gran figlia di buona donna? È buona come il miele d'Ibla, mio buon Falstaff. È buona come una camicia righe per guardare il sole a scacchi. E che c'entro io col sole a scacchi? E che c'entro io con lo stesso della taverna? Ti hai chiesto di regolarti la pendenza molte volte. Non mi sembra di averti mai chiesto di pagare la tua parte. Allora questo hai sempre pagato tu. Del resto chi poteva pagare sei tu, il futuro re d'Inghilterra. A proposito, dimmi un po', vieni qua, pappataccio. Senti un po'. Ma quando sarai re? Ci sarà ancora la forca in questo paese? E certo, potrei togliermi il piacere di impiccare dei panzoni come te? E dunque l'ardimento verrà ancora accalappiato dentro il patio? Ma certo che sì! Almeno dimmi che risparmierai noi ladri. D'accordo, li impiccherai tu. Ah, che bellezza! Non vi preoccupate, sarò un giudice di manica molto larga. No, ma quale giudice? Intendevo, li impiccherai personalmente, sarai un boia di manica larga. Continua a farmi del male. Continua, quando mai avrei cominciato? Io prima di conoscere te non sapevo niente della malavita. No, ero innocente come un forcellino d'India. Ecco qua. Eppure, guarda con chi mi accompagno adesso, vedi? A cui deve essere... No, guarda con chi mi accompagno, sono poco più per colpa tua di questi poco di buono. Sarei io che ti ho traviato adesso. Certo, chi è che mi ha insegnato l'arte della sopraffazione, il furto con destrezza, la rapina, mano armata, la violenza? Sei stato tu, brutto gagliotto. E se dovrò fare il boia, come tu dici, dovrò rinunciare a questa bella vita. No, non posso, non te lo posso fare. Tu mi vuoi fregare, brutto figlio di una sovrana? Ma certo che no! Di un po', Jack, dove vai a rubare domani? Dove vuoi tu, io la sarò, altrimenti levami il cavallo da sotto la sella, fammi appiedare e degradami da cavaliere. Devi esserlo un cavaliere per essere degradato e non una palla di lardo. Jack, da quanto tempo è che non riesci a vederti le ginocchia? Le ginocchia, ma se non riesci neanche più a infilarti chi si vale da solo? Non riesci a vedere la punta dei piedi? Abbastanza da prendermi a calci tutti quanti, brutti gagliotti. Ah, diglielo tu. Cosa? Tu che lo sai. Qui, diglielo. Come ero io, quando avevo la loro età, avevo un pitino così. Un pitino da vespa, sì. Avevo un pitino non più grande di un artiglio d'aquila. Diglielo chi era, il vecchio. Ora, ma giovane pasta fu una volta. Chi è? Points! Oh, che brutta spingarda, signori! Semmai dovremmo rispondere delle nostre colpe nell'aldilà, non ci sarà girone sufficientemente profondo per questa situazione qui. Buongiorno, Ned! Buongiorno, Enrico! Allora, cosa hai in mente? L'appuntamento è per domattina alle 4 in punto a Gaz Hill. E che cosa abbiamo a Gaz Hill? Viandanti? No. Mendicanti? No. Fittavoli? Neanche. Vetturali? Riprova. Non avremo mercanti? Mercanti! Mercanti! Mercanti alla volta di Londra con borse ben fornite. Ho maschere per tutti. I cavalli li avete voi. E se tutto va bene, domani sera una ricca cena. Proprio qui, Adisci! Adisci! E se va male? Ma che va male? È un lavoro che si può fare ad occhi chiusi. Se ci siete, vi ritroverete con qualche corona in più in borsa. Altrimenti potete rimanere a casa e impiccatevi. Ma io ci rimango anche a casa, ma se rimango a casa io, ma poi dovrò fare impiccare te per essere... Come pensi di impiccarmi, botte di lardo? Futuro re d'Inghilterra, dice che mi nominerà impiccatore ufficiale, porco boia. Ma davvero? Diglielo, no? A proposito, proprio di rapine, domani tu sarai dei nostri, vero? Ma chi? Cosa? Io! Il principe di Galles è un ladro! Ma non ci penso nemmeno! Ma come, Enrico? Lo abbiamo fatto 100 volte! Ma
Il principe di Galles deve combattere per una corona. Ti chiediamo di combattere per più corone. No, preferisco restarmene a corte con mio padre, il re. Con suo padre, il re. Ma se l'hai detto sempre feste e corna di tuo padre. Ma perché ci abbandono? Non vi abbandono, solo che stavolta non sarò dei vostri. Su, no. Ragazzi, lasciatemi solo con lui, lo convinco io. Bestie, fuori! Allora, Dio conceda a te il dono della persuasione e a te le orecchie del profeta, perché quello che tu dici possa persuaderlo e quello che tu ascolti possa convincerti. Mani in alto! Su, i ladri! Guardateli bene, forza! A questo tagliategli un orecchio, a questo la lingua e a quell'altro il naso, forza! Spolpiamoli ben bene, legateli, brutti malfattori mascalzoni! Siamo spacciati, non i nostri averi! I tuoi averi li vorrei avere io, brutto furtivendolo! Forza, legateli stretti, svolpateli che noi giovani briganti abbiamo poi... Non legatemi! Forza, avanti, salsicciotti, andatevene via! Via, via! Dov'è il malloppo? Dove sono Enrico e quell'altro codardo di fuoco? Non fa niente. Dividiamoci il malloppo e poi subito cavallo signori prima che faccia giorno. Allora, dividiamoci. Una me, una te, una re. 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 Fermi! Fuori soldi! Canaglie! Eccoli. È una via! Su! Via! Via! Corre! Sanzi! Sir Frost! Ma voi non dovevate essere sulla via, Dio! Purtroppo abbiamo fatto tappa qua e questa pattucchiera mi ha aggredito! Lasciatelo andare, la stessa! Perché gli stai addosso? Quest'uomo è sotto arresto per una denuncia. Mancati pagamenti! Sì. Quale somma? 100 marchi, signore! 100 marchi! Ha messo tutti i miei averi, guardate, in quel suo trippone enorme, tutti lì dentro sono! Basta! Ma non vi vergognate di costringere una povera donna a chiamare lo sceriffo per ottenere giustizia? Io non devo niente a questa donna! Che cosa? Hai mangiato, bevuto, dormito qui ogni volta che hai voluto! E poi quando ti ho chiesto di pagarmi, mi hai detto che avresti fatto di me tua moglie. Vuoi negarlo? Ma questa è impazzita! Questa va in giro, è una povera matta, signore! Va in giro a dire che il suo primogenito assomiglia a me! Oh, e la povertà le ha dato di volta il cervello! Buongiorno, a quanto vedo, vi siete approfittato dell'animo cedevole di questa donna e ne avete fatto uso a vostro piacere, sia nel corpo che nella persona. Sì, signore, è la verità, proprio così. Silenzio, prego! Restituite quello che dovete a questa donna che ha avuto l'ardimento di denunciarvi. Ardimento! Voi chiamate ardimento la sfrontatezza impudente! E allora cos'è? Se un malandrino vi fa quest'inchino di... Diventa un galantuomo, allora sappiate che io non sono qui per mio piacere! Sono qui per nome e per conto del re! Prendetelo! No! Io voglio essere libero! Liberatemi! Voi parlate come se aveste licenza di agire nella più totale impunità! Infatti! Rispondete come si conviene al vostro stato e risarcite questa povera donna! Va bene! Va bene! Lo stessa, vieni qui! Vieni qui! Che c'è? Mi volete perdonare? Anche stavolta sì, dei torti che mi avete fatto? Tant'è vero che sono un galantuomo! Suggerimento. Vieni e non parliamone. Vieni, basta, va, e non parliamone. Va, io voglio essere risarcita, altrimenti sarò costretta a dare impegno tutti i miei bicchieri d'argento e anche l'arazzo della sala banchetti. Questi bicchieracci li puoi dare impegno immediatamente e questo arazzo pieno di cimici di pidocchi sostituiscilo con una bella veduta tedesca, il racconto del figlio al prodigo. Vendi tutto, recupera almeno 50 marchi, mi serve un prestito. Ma nessun usuraio mi darà mai 50 marchi per quella roba. Ne 30. 30, nemmeno 30 me li daranno mai. Ce la fai. Su, tirati su un po', mettiti bene, pittati un po' la faccia, vedrai. Se tu non fossi così bisbetica, saresti la donna migliore del mondo. Davvero, lo sì, pensavo. Certo. Se fossi qui, starei qui, se non lo pensassi con questi quattro malandrini sbirri. Mm-hmm. Ecco, vai, forza, fattene dare almeno 20. Mm, beh, forse 20 marchi me li danno. Però a te te ne presto solo 10. Mi piange il cuore a impegnare le mie cose. Vabbè, allora lo chiederò a qualcun'altra. Aspettate.
Mi promettete almeno che me li riderete tutti in una volta? Tutti in un botto, in una botta sola. In una botta sola. Sì. Giuraglielo sulla tua vita. Allora, prendete nota. No, me lo giuri sulla tua vita. Ah, giura, sì, certo, aspetta, rimettete qua. Sì. Rifacciamo. Sì, in una botta sola. Tutto in una botta, sì, va bene. Sì, lo giuro su questa vita. Ah, a proposito di vita, viste le vostre abitudini, c'è qui ospite della locanda, la signora Dol Tirschi! Che chiede di voi? Cosa? Volete restarci a cena? Sì. Ma come vi permettete? Ma come potete pensare che io mi possa accompagnare con Dol Tirschi? È una meretrice, fa mercimonio del suo corpo. Ah no, perché per un attimo mi era sembrato... No. Va bene, mi sono sbagliata. Giudice, prendete nota, la qui presente stessa qui che si è sbagliata e ritira la denuncia. Lo confermate? Ma sì, lo confermo. Io ho sempre voluto bene a quel... Eh? No, e lui se ne approfitta. Vabbè, andiamo, via. Giudice, signor giudice, dove andate? Restate qui, che stasera qua dentro in questa speronca c'è da divertirsi, ma non l'avete sentito, è arrivata la signora Dol Tirschi, che voi conoscete. Ma con chi pensate di parlare? Io sono il primo magistrato del re. Prestatemi 100 marchi. È solo per le leggi militari, per questa... Farete prima restituire la vostra anima al diavolo se ne avete una. Ma sul mio onore... Voi non avete alcun onore su cui giurare. Il vostro onore. Ah, forse. Tacete. Ero proprio portato alla virtù. Quanto è giusto che sia virtuoso un gentiluomo come me. Al bordello ogni quarto d'ora giocavo d'azzardo 7 volte alla settimana. E poi... Che cosa? Bestemmiavi! Anche? Sì. E bestemmiavano poco. E invece adesso eccomi qua. Io sono fuori dalla grazia di Dio, allora stessa qui. Allora, l'avete scoperto chi mi ha rubato? Ma cosa vi siete messo in testa? Ma pensate che io tenga dei ladri nella mia locanda? Senz'altro! Che cosa? Io ho indagato, ho cercato. Serva per serva, uomo per uomo, ragazzo per ragazzo, me li sono ripassati tutti. Qui dentro non si è mai persa la punta d'un capello prima d'ora. Dico che sono stato derubato. Qua dentro andate. Io non vi risparmio solo perché sapete perché siete una donna. Ma come vi permettete? Qui dentro ci sono donna, ma nessuno mi ha mai trattato così prima d'ora. Che dico qua? Che cosa dico? Forse siete stata proprio voi l'artefice di questo furto! Che vi conosco fin troppo bene! Ma vi conosco io, furfante! Vi conosco io, non mi ricordo io quello che devo dire. Mi dovete molto denaro! Ma parla più fuori, non sento niente, mettiti qua sulla porta! Mettiti sulla porta, entra in luce, Peppino! Forza, non ti vergognare, fatti sentire! Allora, vi devo del denaro, vai! Sì, mi dovete del denaro, mi dovete 100 marchi per l'esattezza, 100 marchi per i pasti e soprattutto per i fuori pasto, per non parlare di tutte le colonne che vi ho prestato. Io non vi devo un bel niente, io sono stato derubato di un anello, l'anello con sigillo, quello di mio nonno voleva almeno 40 marchi. Gesù, non so quante volte ho sentito dire al principe di Galles che quell'anello era di rame. No, era di mio nonno, valeva moltissimo, e quel principe di Galles è un farabutto mascalzone, un vigliacco, un codardo, perché non è qui? L'avrei qui tra le mani, lo bastonerei come un cane. Chi è che vuoi bastonare come un cane, Jack? Quel codardo del principe di Galles, Enrico. Che ci fate qui? Allora, notizie da corte, non mi direte che dobbiamo partire per la guerra immediatamente? Sì, spero. Dobbiamo camminare a coppie. Eh? Sì, come Galeotti. Ma che c'è qua? Mio signore, per favore, statemi a sentire. Dentemi, madama, bene. Lasciala adesso parli tu. Che devo dire? Lasciala stare, devi ascoltare te. Lasciala stare. Ascoltami. Allora, io ieri sera mi sono addormentato dietro al palazzo e questa mattina mi sono stato derubato. E che cosa ti hanno rubato, Jack? Ma quell'anello,
anche quello Stepa di suo nonno, quello di rame. Ma Robetta, varrà 8 pelli. Ma infatti, signore, quello che ho detto anch'io. E gli ho detto anche che voi l'avete detto più volte. E lui, sapete che cosa mi ha detto? Che siete un bugiardo e che vi avrebbe bastonato come un cane. Quindi era di me che parlava prima. Sì, quanto è vero, ve lo giuro, quanto è vero che sono una donna fedele e onesta. Beh, la vostra fedeltà è a tutti nota, madonna Quickly. Ma tu, come ti permetti di accusare di averti svuotato le tasche una donna che ti ha sempre ospitato e protetto? Io non devo niente a questa donna. È stato derubato. Io sono stato derubato. Poi... Ah! Anche di 4-5 obbligazioni l'avevo nel cappello da 40, da 40 marchi in una. Vediamo qua che c'è dentro al cappello. 4 capponi, 3 tordi, 2 barili di vino di Madera, soltanto conti di taverna, ma non ti vergogni. Perché dovrei vergognarmi? Ma cosa deve fare di questi tempi così magri? Un povero vecchio basta, e tu lo sai, qui che mi conosci bene, sì. Io sono il doppio di un qualunque altro galantuomo e quindi ho molte più esigenze. Poi... No, sento un cacchio. È stata lei! Ma io voglio schiattare qui in questo momento. Ti dico, preferisco schiattare piuttosto che confessare una cosa che non ho fatto. Piuttosto aspetto le tue scuse e il pagamento dei miei debiti, anzi dei tuoi debiti. Una volta Falstaff non ha scampo. Va bene, donna. Sì. Ti perdono. Cosa? Voi mi perdonate? Voi? A me? Certo, cosa può fare un cuore grande come quello di Falstaff? Va, ti rimetto tutti i debiti. Ma cosa? Ma siete voi che avete... voi? Confondete le idee. Vai. Bada alle tue serve, prepara la colazione, ama i tuoi clienti. Io sono sempre pronto ad ascoltare le tue ragioni, purché oneste. Va. Sono sempre pronto per la pace, lo sai. Sono io, amore, che non sono disposta a far la pace con te. Anzi, vuoi sapere una cosa? Vado a denunciarti allo sceriffo. Lo sentite? Lo sentite cosa si rischia a perdonare il proprio nemico? L'abbiamo capito! Allora piuttosto dammi notizie da palazzo. Ma come? Tu devi darmi notizie? Ti sei costituito al giudice Sanders? La rapina vuoi dire? No, ma che mi costituisco, infilo la testa dentro il cappio insaponato direttamente. Non esiste un cappio abbastanza grande in tutto il regno per il tuo testone. Comunque sei salvo. Le sterline sono state restituite al mercante Zoppo. Sei salvo? È salvo. Sei salvo. Restituite? Sì. È una cosa... Va bene. Fattore. Restituire è una parola che non mi piace. È una fatica doppia, sapete? Sì, prima andarle a prendere e poi restituirle. Ma come, dovresti essere contento? Il giudice Silence non si sarebbe placato fin quando non ti avesse mandato in carcere. Io vado a denunciarlo. L'abbiamo capito. Le denunce sul tuo conto infatti stanno aumentando. Tutte calunnie, dimmi che cosa sta succedendo a palazzo. La guerra è alle porte. Ti ho affidato il comando di una compagnia di fanti. Ha detto fanti, non ho letto fanti. Fanti? Fanteria. Fanteria. Comando un siamo reparto. In guerra contro i traditori. Cos'è? Non ti aggradano i fanti? Siamo a piedi, devo andare a piedi. Avrei preferito a cavallo. Come ti ci facciamo salire a cavallo? Non salmi è facile, basta un sormonto, un rialzo. Teto, poi... No! Al tuo fegato che servirebbe un rialzo. Dai, il fegato l'ho sempre avuto il doppio di qualunque altro gentiluomo. Bene, ne avrai bisogno adesso, alla guida dei tuoi fanti, che avrai cura di scegliere quanto prima. Teto! Signore? Prepara i cavalli e ti dobbiamo fare 30 miglia prima di stasera. Sì. Falstaff! Ti aspetto domani, a Temple Hall. Lì avrai il tuo comando e sarai istruito sull'equipaggiamento. Ti aspetto all'alba. Ma perché in queste guerre si parte sempre all'alba? Mi volete spiegare? Non si può partire un po' più con più agio al mattino, alle 8, alle 9? Non hai fretta di arrotare le tue lame? Arrotare? Dicono che il furioso Percy sia come Marte al galoppo del suo cavallo. Stavolta dobbiamo combattere! Va bene, proprio stavolta. Quel sogno lo rinnego. Via, ti ho tenuto sulle mie ginocchia, via! Abbandona le gozzoviglie, vecchio! La tomba sbadiglia per te, 3 volte più ampia che per gli altri. Io ti metto al bando, vecchio. Cosa? Io ti metto al bando, vecchio. Così come metto al bando i tuoi vecchi compagni di corruttela.
vi procurerò una rendita vitalizia, ma solo perché la penuria non vi conduca ancora di più al male che già fate. Mio lord, fate in modo che le mie parole siano eseguite. Che cosa succede, Ser Giovina? No, niente, peggio. È tutta una recita. Sì, deve recitare la parte del re davanti a loro, ma sono sicuro che entro stasera verrà a trovarmi, verrà a parlarmi di persona. Prendete John Falstaff e traducetelo in carcere. Veramente ha detto al bardo. Conducete anche i suoi compagni. Anche se io? Non di un vitalizio, scusate. Portateli via! No, ma tanto, principe di Lancaster. No, mia, voi non sapete quanto affetto io ho dimostrato a vostro fratello. Quel che so è che mi piace questo equo procedere del re. Ah, equo? Chiamate equo? Dimenticare il compagno di tante bottiglie, non voglio dire battaglie. Sua maestà desidera che i suoi amici di un tempo siano banditi finché le loro parole non saranno di nuovo sagge e discrete. Sì. Portate via quest'uomo! Tanto è tutta una recita. Io lo so! Non può dimenticarmi dopo tutto quello che ha fatto per lui! Sei sicuro, Jack? Certo! Verrà a trovarmi prima di stasera! È tutta una recita! Enrico è il re delle burle! E questa è la sua burla più riuscita! Lasciatemi Gaglioffi! Quell'uomo è il peggior manicoldo che un principe di Galles poteva frequentare. O forse è vero l'opposto. Forse non poteva esserci educatore migliore di Falstaff per un giovane principe di Galles. Ma cosa dite? Quel grasso ubriacone è stato la vergogna dell'erede al trono d'Inghilterra. Mio fratello meritava di avere un fulgido esempio di ciò che un re deve essere. Falstaff gli ha dato l'esempio di ciò che un re non deve essere. E nelle loro scorrerie il giovane principe ha conosciuto il male, come lo studio di una lingua straniera, dove per conoscerla meglio è necessario conoscerne le turpitudini peggiori. Nostro fratello ha di sicuro conosciuto fino in fondo le trivialità più oscene di quella lingua. Non per usarle, ma per conoscerle a fondo e quindi potersene meglio difendere. La conoscenza profonda del male non è forse la migliore garanzia di sincerità nella finale scelta del bene? C'è del vero in quello che dite. Avete ascoltato anche voi i propositi del nostro re. Egli vuole riprendersi la Francia, non per il possesso di una terra lontana e ostile. Egli vuole un'Inghilterra forte, potente, ma soprattutto la vuole unita. Questa sera si recita la Francia. Ma vedete il principe di Galles? Che c'è, madama Quickly? Oh, signore, alla porta c'è un nobile della corte del re che vuole parlarvi. Dice che lo manda direttamente a vostro padre. Che tipo di uomo è? Un uomo vecchio. Vecchio che si fa alla porta? Un uomo fuori dal letto a mezzanotte. Ah, un vecchio. Per il momento sta fuori dal portone. Avete capito? Viene da Palazzo Reale. Volete che ci pensi io? Ecco, bravo Jack, parlaci tu che come età puoi ben capirlo. Sì, prima lo colpisco, poi lo capisco. Giuro che me lo raddrizzo. Dunque, per San Giorgio, avete combattuto proprio bene. Tu, Peto, tu, Bardolf, anche voi siete dei leoni, non è vero? E quindi neanche voi combattereste mai con un principe, vero? Io sono scappato! Oh, non ho visto scappare gli altri! Ah sì, e come ha ridotto Falstaff la sua squadra così intaccata? Ho fatto col martello! Ho fatto. Sì. Che ha detto? Chi vi avrebbe detto che è successo durante un combattimento? Ma proprio così! E ci ha infilato nel naso dell'ortica per farlo sanguinare! E poi ha imbrottato i nostri vestiti di rosso e ci ha fatto giurare! Che la sangue di Mano Rossi! Era dei tempi del giudice Silence, quando ci imprigionò che non ci macchiavamo di espedienti così mostruosi! Il giudice Silence? Sì! Ma è quello che vi ha fatto andare in galera? Solo e unico. Ma tu lo prendessi a schiaffi, Enrico? Solo un ceffone preso dall'ira! No, lo facessi per difendermi e prenderti per tua delle colpe che erano solo mie! O forse lo facesti perché non credevi che un magistrato potesse avere il fegato di imprigionare l'erede al trono d'Inghilterra? Ma lo feci e basta! E quella notte in carcere mi sono anche divertito, visto che l'ho passata con quel panzone di Falstaff! Eccoci! E allora, cuor di leone, quali nuove da palazzo? Cattive notizie. Enrico, tuo padre, il re d'Inghilterra, è ancora vivo.
Nel senso? È vivo e ti vuole a corte per domani mattina. Signori, siamo in guerra! Siamo in guerra, Fanzoni? Vuol dire che i cugini gallesi e scozzesi si sono ribellati alla corona inglese? Sì, purtroppo. Quell'indiavolato di Percy, quell'ossesso di Douglas capace di buttarsi giù a galoppo da un campanile. Ah, ma chi? Quello che a galoppo del suo destriero riesce a trafiggere un passero in volo? E svariate passere si sono coalizzati, si sono rivoltati contro il re tuo padre. Lui, lo zio, Worcester, con Mortimer e Glendower. Non saranno né i primi né gli ultimi a ribellarsi contro mio padre il re. Adesso non dirmi che tu non hai paura, eh? Ti potevo opporre il mondo tre nemici peggiori di questi tre, eh? Non ti senti gelare il sangue la notizia? A dire la verità, no. Certo. Forse perché mi manca un po' del tuo spirito da guerriero indomabile. Non tutti possono averlo. Comunque, domani mattina preparati ad una bella lavata di capo. Preparati a controbattere tuo padre. D'accordo. Facciamo una prova. Fai la parte di mio padre, interrogami. Io? Sì. La parte di tuo padre? Sì. Il re? Va bene, accetto. Va bene. Allora, questo tavolaccio sarà il trono. Questa spada sarà il mio scettro. Datemi una corona! Un bacino qua. Forza. Eccolo. Benissimo. Questa sarà la mia corona. Poi, che serve? Tu suggerisci. Mi raccomando, fatti vedere. Poi, aspetta, silenzio! Allora, mi serve anche un boccale di vino rosso, ecco, per infiammarmi i sentimenti. Ecco, grazie. Ecco. Una mezza cipolla dentro un fazzoletto, così che le lacrime siano vere. Sembri proprio uno di quei manigoldi attori che ho visto al Teatro Rosa. Sì, beh, non mi distrarre. No. Dai, mettiti qua. No, da fare, io yes. Ho silenzio! Da fare. Abacuc! Chi è Abacuc? Lei farà la regina imbacucata. No, la regina imbacucata. Vabbè, silenzio, allora. Non mi distrarre. Suggerisci? Anche sì. Dai. Allora. Silenzio! Suggerisci? Oh, sì. Chi è? No! Io non de- lei. Sì, ho capito, ma anche di qua, meglio che c'è il doppio... preoccupare. Enrico. Bravo! Silenzio. Enrico. Io non so che cosa dire. Mi stupisco. Io mi stupisco non solo delle spelonche dove tu ti trovi, ma anche della compagnia che fai questo. Perché fai questo? Che tu sia mio figlio lo garantisce in parte tua madre, ma soprattutto questo labbro leporino, questo tuo profilo a pappagallo, questi tuoi occhi storti, queste orecchie da Bertuccia! Se dunque tu sei mio figlio, perché io continuo a sentire gente che mormora e dice che ti vedrei un ladruncolo, un gran frequentatore dei bordelli, eppure so che è stato visto in tua compagnia molto spesso un gentiluomo che spesso t'accompagna. E che sorta d'uomo, se piace a vostra maestà? Vabbè, è un bel uomo, un po' rotondo, un po' robusto naturalmente, però d'occhio affabile, fronte bombata, occhio piuttosto indagatore e portamento assai nobile. Assai nobile, dite? Nobilissimo. Ah, orché mi sovviene anche un nome, Falstaff. Or dunque, se il tronco dell'albero si riconosce dal frutto e il frutto dall'albero, io ti dico con assoluta certezza che c'è del buono in questo Falstaff. Sì, sì, Enrico caccia via tutti quanti, tieni soltanto lui, con te. Viva! Oh, un re non parlerebbe così. Vuoi ammazzato te. Ha ragione Pedro. Fai tu la parte di la mia parte, io sono quella di mio padre. Sì, io, la tua. Se tu riesci a fare il re con la metà della metà della maestà con cui l'ho fatto io, appendimi come un capretto in un gancio di macelleria. Con molto piacere. Vedi almeno la corona. Forza. Dunque! Un attimo, mi devo piazzare, aiutatemi. Signori! Piano, Jack! Enrico! Eh? Enrico! Enrico! Ah, Enrico. Ah.
lamentele che sento sul tuo conto, Rico. Sì, ho capito. Le lamentele che sento sul tuo conto. Sì? Sono pesanti. Calunnie, menzogne, mio signore, per Dio bello. Cosa? Sì. Bestemmi anche. Senz'altro. Ti sei dunque allontanato dalla vetta, dalla fede in Cristo. Alla vetta. È evidente. Vetta. Ma perché parlate così, padre mio, perché? Perché? Perché c'è un otre, un diavolo, sotto le vesti di un otre. Un otre? Che ti travia la testa. Perché ti accompagna questo mascalzone? In cos'è buono se non a bere vino? In cos'è destro se non è la scaltrezza? In cos'è scaltro se non è la malvagità? In cos'è malvagio se non in tutto? In cos'è meritevole se non in nulla? Posso parlare? Sì. Ecco, e vorrei chiedervi di spiegarvi meglio, maestà. Sto parlando di quell'abominevole traviatore di giovani! Si intende? John Falstaff! Falstaff, no, 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 ma se ti si lo conosco l'elemento. So benissimo che lo conoscete. Allora perché, padre mio, lo definite un oltre d'uomo, direi? Oltre d'uomo è piuttosto eccessivo. E poi, puttaniere, andiamo! Silenzio, puttaniere, lo nego recisamente. E quanto al vino... Se il vino è una colpa, il buon Dio avrà il suo bel da fare per perdonare tutti questi colpevoli. Sappi che Falstaff sarà bandito dal regno. No, no, non fatelo, padre mio. Invece sì. No, non bandito, sì. L'è già un bandito per conto suo. Ascoltate, bandite Bardolf, bandite Gutshield, bandite poi... No. Bandite Peto, banditelo, ma non bandite il povero Falstaff, il generoso Falstaff, il valoroso Falstaff. È tanto più valoroso quanto è quello che è il vecchio John Falstaff. Non abbandonarlo. Non toglietegli la compagnia di vostro figlio Enrico, perché bandire Falstaff è bandire il mondo intero. Lo bandirò! Io giuro che lo farò! Chi è? Il giudice Silence! Via! Accompagnato dallo sceriffo e da uno zoppo! È alla porta! Vogliono fare una perquisizione? Il giudice Silence! Proprio lui, a quanto pare il destino ci fa incontrare di nuovo Enrico! Il destino o la nostra condotta scellerata? Un giudice e uno sceriffo! Ma questa è una vergogna per la mia locanda! Parlate vergogna dopo aver dato ricetto a Jack Falstaff, signora? Mi deve troppi soldi per poterlo scacciare! Ne deve troppi per poterlo detestare! Jack, lì non va bene! Dietro la razza, su! No, Jack! Dietro la razza! Un'altra volta con la razza! Sbrigati, ma dai! Non voglio! Che ci potrà essere? Qualche pappataccio! Voi salite nelle stanze di sopra, sì, e sì. Noi una coscienza franca e una faccia pulita. Io ne avevo tutte e due, va bene, ho capito, dietro la razza. Fateli entrare! Signori, voci e clamori hanno inseguito certi uomini fino a questa locanda. Che uomini? Uno è ben conosciuto, mio signore. È un omaccione grasso. Un ubriacone disgustoso, dall'alito puzzolente di vino di Madera. Siete così avvezzo al vino da riconoscerlo dal fiato di un ubriacone? Chi siete voi per parlare in sua vece? Un avventore di questa locanda, non altri. Beh, allora il nome di quest'uomo? Pare che il nome di quest'uomo sia John Falstaff. John Falstaff? Ne siete proprio sicuro, signor primo giudice? Nessun altro corrisponde alla sua descrizione qui a Irci. E quest'uomo qui presente lo ha denunciato per aggressione e rapina. Aggressione e rapina? Da un panzone come Falstaff? Difficile a credersi. Aveva dei complici, non era da solo. Ah sì, e dite, magari dopo è fuggito anche al galoppo del suo destriero? Non lo so, siamo stati legati e picchiati da questo Falstaff. Ridicolo! Falstaff non è in grado di picchiare e legare nessuno. Lasciate che sia lui stesso a difendersi da questa accusa. Signor primo giudice, Falstaff è andato via poc'anzi. Io stesso l'ho visto. Ma vi do la mia parola che entro domani Falstaff sarà da voi o da chiunque altro a rispondere di ciò di cui è accusato. Beh, non è un reato per cui sia semplice presentarsi spontaneamente alle autorità. Il bottino è di 100 sterline. Chiunque sia accusato di questo furto dovrà risponderne. Ma Falstaff è di nobile famiglia. Non lo vedo a derubare dei gentiluomini. Sir John Falstaff è un furfante mentitore ed ha conosciuto più volte il rigore della prigione per i suoi reati. Lo so bene, dato che ha condiviso quel rigore con me medesimo per un'intera notte. Ma esistono anche giudici che commettono errori e gentiluomini che li accettano senza indulgere per questo a rancori... e risentimenti.
Se volete perquisite la locanda, ma vi do un consiglio. Indagate per bene sul conto di Falstaff, dopo aver ascoltato la sua parola. E dopo, soltanto dopo, fate in modo che la giustizia lo persegua. Se vi fidate di questo avventore. Non fidarsi della parola del principe di Galles vorrebbe dire non fidarsi di chi lo ha generato e rinnegare la fiducia che il re in persona ci ha conferito. Aspetteremo fino a domani che John Falstaff si presenti a noi e possa difendersi dalle accuse che gli vengono fatte. Se non si farà vivo, lo cercheremo in ogni taverna del paese e la giustizia farà il suo corso. Come sempre in Inghilterra. Giudice. Buonanotte, signori! Giudice, dove andate? Colma di grazia, di virtù, che di un certo stile. Di lordo, altro che stile. Paul, facciamo subito la pace. Stai partendo per la guerra, dicono, chissà se ti rivedrò. Potrei anche non tornare. Signore! Che cosa? C'è giù l'alfiere Pistol, lei vorrebbe parlarvi. Pistol, proprio adesso. Pistol? Cosa vuole? È la tenaglia con la bocca più sconcia d'Inghilterra, non lasciarlo entrare! Vada sulla forca, maledetto attaccabrighe! Attaccabrighe? No, se è un attaccabrighe non farlo passare! Ah, meglio alfiere, deve entrare per forza! No, non ne voglio che attaccabrighe, non dentro! Fallo entrare! Oh. Ho soltanto un piccolo imbroglione! Lo sai bene che gli imbroglioni sono bene accetti nella mia locanda, ma di attaccabrighe non ne voglio! Mi rompono i bicchieri, mi sfasciano le brocche e mi palpano le serve! Questo facciamo la pace. Dio mi salvi, Sir John! Pistol, benvenuto, giusto a tempo. Cosa hai bevuto? Vino con la calce. Ben trovata, Madame Adol. A chi riservate le vostre grazie stanotte? Stammi lontano, furfante ammuffito, vai via. Io non sono pietanza per te, ma per il tuo padrone. Io mi ricordo come pietanza per tanti padroni e attendenti. E anche voi vi dovreste ricordare della spada del dolce Pistol. Ti infilo questo nelle tue mascelle marce se fai lo sbruffone con me. Fuori dai piedi, coniglio dalla spada molle. Molle? Ti ha fatto gridare più volte. La mia spada! Io non me ne ricordo affatto. No? E allora ti rinfresco la memoria con questa. Sei ubriaco, Pistol. Così griderai ancora più forte! Lasciala stare, no, Pistol. No, capitano, capitano, vi prego. Capitano! Imbroglione schifoso, ma non ti vergogni a farti chiamare così? Se i veri capitani lo sapessero, te le suonerebbero di santa ragione, perché gli rubi il grado prima di essertelo guadagnato. Puttane della lingua lunga dalla bocca larga! Pistol, vuoi metterti a barbaruffa con una donna? Non è una donna, è un diavolo! Sì, va bene, ma ne ha svezzati tanti di noi! Troppi! Sapete che vi dico? La voglio vedere dannata nell'infernale lago di Plutone, spedita da questa mano sul fondo dell'Averno! Non mi fai paura, tutte le tue spade sono mosce! Calmatevi! Cacciatelo via questo fanfarone! No, questo ci fa finire male! Ci puoi contare io stessa! Va puntate la spada contro il vostro alfiere! Dai tu che hai puntato la spada contro quella signora! Una baldracca sguaiata! Vattene via, ti dico! Ci scappa il morto, lo dicevo io. Da quando sei così valoroso, Jack? Non lo so. Da quando sono nato, da quando sono venuto al mondo. Ah, quell'alfiere! Ribellarsi, alzare la spada contro il suo capitano. Ma non siete ferito? Non lo so, controlla. No, perché mi era sembrato che avesse puntato proprio la spada dritta al vostro pancione. Il bersaglio grosso. Allora, se n'è andato, l'hai cacciato via? Sì, ero ubriaco. Lo avete ferito a una spalla, signore. Davvero? Sì, è uscito sanguinando da una spalla. Proprio dove avevo mirato. Chi l'avrebbe mai detto, pancione? Perché no? Sir Jack ha ucciso Enrico Percy! C'è chi lo dice! Ci era arrivata questa notizia, ma era ben strana a credersi. Come strano, perché?
ho ucciso Enrico Persi, sapete, dove 3-4 ore di accanito combattimento. E ho anche catturato Sir Colleville, il guerriero tra i più feroci, sapete. Perché avrei dovuto preoccuparmi di quel fusillanime di Pistol? Pistol, io lo farò ballare scalzo sui chiodi! Ti farò ballare io fra due lenzuola! Dolce canaglia, quanto sudi! Vieni, lascia che ti asciughi la faccia! Avanti, vieni, figlio di puttana, che ti voglio bene! Jack! E che ne posso fare? Non mi resiste! Birraia! Birraia? Come birraia? Vieni qui! Vieni su, sulle mie gambe, fammi dimenticare quell'alfiere che è scattaiolato via come un topo. Senti un po'. Sì. Ma tu sì. Sei sempre amico del principe di Galles. Non riesco a togliermelo di torno. Un bravo ragazzo, però così un po' insipido, senza carattere. Davvero? Sì, molle, molle. Non ha nervo, non ha spina dorsale. Al massimo potrebbe essere un mediocre garzone di bottega buono per affettare qualche pane. Dicono che il suo amico Ned Poins sia un tipo focoso. Focoso? C'è chi lo dice. Focoso quanto una candela umida. Senti. E allora perché il principe lo porta sempre così? Perché sono due pusillanimi. Sono uguali, si assomigliano. Sono due paste frolle fatte e finite l'uno e l'altro. Vieni, dammi una grattatina, va. Una grattatina generale. Forza! Ah, ah, sì, guarda sì, come gode questo sambuco a farsi grattare come un pappagallo. Poniamogliele davanti alla sua puttana. Dol, baciamoci. Voglio più bene a te che a chiunque altro. Sì, dite tutte così, io parto per la guerra, mi dimenticherai subito. No. Potrei anche non tornare, sai. Mi fai piangere, se non so. Un bicchiere di vin chiaretto, taverniere dei miei stivali, brutto figlio di una sovrana. Enrico. Ancora vino, Jack? Non ti sei stufato di finire tutte le botti di questa locanda? Enrico. Via, Doll, abbiamo già dato, su. E non possiamo ridare. Magari più tardi, dai, per ora vai di là. Brutto panzone schifoso! Sei un comandante dei fanti di sua maestà, ma è questa la vita che fai? Sì, sì. Brutto panzone otre di grasso, come hai parlato di me in questo modo sconcio a questa donna gentile, modesta e discreta? Perché avete sentito? Ah, perché tu mi avevi riconosciuto, non è vero? Come dopo la rapina di Cazil. Sì, vero, è proprio così. Brutto furfante, ti farò ammettere di avermi insultato e poi saprò io come trattarti. Via, andiamo, niente insulti sul mio onore. Sul suo onore, cosa ne sai di te, bastardi? For my past dance and sing and dance, my heart is set. All good is bought for my comfort, who shall be left?